Emi, Eccomi. sto cazzo siamo un Serena Sega. Ah, dobbiamo attivare il video in basso a sinistra, Michele. Beh, però sto a fare, vediamo un attimo. Join voice call. Sì. Quello del tuo fratello da grande con gli occhiali da sole rovinati. Non importa, non ti preoccupare. Ma cos'è questa nuova identità, Dubbi? No, via un po' di mesi, trova molti per. Giacomo, se serve sì, lo condivido. No, se serve lo faccio anch'io, ma mi sembra che c'è qua, non serve. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione, presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo. Allora fammi vedere un po' qua come si sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno Hello, clochard, e benvenuti. No, ma cos'è questa musica? Questa musica che rivela i miei veri obiettivi. Io, Santa Claus, ho il Covid. Entrerò in ogni casa, in ogni bambino del mondo e infetterò tutti. E questo è il mio regalo, stronzi bambocci di merda. Scherzo, eccoci qui, siamo noi del Cerbero Podcast. Hello, clochard. Non era Babbo Natale, ero io. Incredibile, se poi alla fine live vi spiego perché è una battuta che fa ridere questa del Babbo Natale. E benvenuti in questa nuova trasmissione di virus. Una trasmissione di virus. Ma in che senso? Nel senso che trasmettiamo il virus del Covid. Noi trasmettiamo solo il virus... Non lo so. La Cerberite. Presentiamo i nostri illustri ospiti. Eccoci qui, eccoli. Salve. Eccoli qui. Buonasera. Giacomo, buonasera. Noto come Entropy for Life, Michele Boldrin, come state? Noto come Strozzo. No, no, no. E che cazzo? Allora, noto solo lui, io noto niente, noto. Ma no, era dai, era uno pseudonimo, tu non hai pseudonimi, Michele. Pseudonimi. Non c'ho pseudonimi, vabbè, me lo devo trovare. Michele Boldrin, noto come Michele Boldrin, quello doveva essere... Iniziano i dissing, iniziano i dissing. Visto la mia battaglia contro l'anonimato in rete.
È vero, t'ho visto l'altro giorno parecchio incazzato contro un tizio in chat, no? Che tipo dicevi, questi anonimi poi si firmano sempre con nomi altisonanti, mai che si chiamano stronzi. No, ma quello non è ragazzo, ma quello è vero, tre quarti degli anonimi sono tutti Seneca, Aristotele, Carlo Magno, cioè non c'è nessuno che si chiama Beppi Buleghini. Sì. Neo Pataca. È vero, no, oggi avrà luogo un dibattito all'ultimo sangue. Mo ci vedete tutti qua sorridenti così, ma mo ci sarà proprio un delirio. Io ho un delirio. Sorriso proprio che mi arriva da orecchie a orecchie. Io l'ultimo sangue, tanto... no, no, perché di cosa dobbiamo discutere? Perché lui è a favore dell'anonimato in rete, no? Si chiama Giacomo qua. Allora, io rivelo nome e cognome e spesso anche l'indirizzo di casa. Greve. Noi abbiamo avuto... mi hanno detto di non farlo. Abbiamo avuto spiacevoli inconvenienti. Anche a me hanno detto di non farlo, per ora mi sono arrivate soltanto salse piccanti, regali vari. Perché tu sei amato, noi siamo un po'... Vabbè, altro te, quasi quasi metto anch'io uno di prova. Vai Michele, ti prego, fallo, è bellissimo. Ma com'è che a noi nessuno ci manda i regali? Ma che è sta storia? A me sì, mi hanno mandato il DVD, allora, la trilogia del Signore degli Anelli e la trilogia dell'Hobbit, proprio ieri, pensa un po'. Hai visto? Allora bisogna metterlo, dai. Un piccione morto. No. Un anno fa. Ma come? Cioè, tipo la testa di cavallo del padrino. Scala, sì, un piccione morto. Grevissimo. Vabbè. Comunque, cazzate a parte. Facciamo un cappello introduttivo. Io direi che possiamo partire dalle misure ultime prese dal governo per quanto riguarda questa emergenza. Ma spieghiamo COVID. Come, cioè, su che sarà sto dibattito, Marta? Partiamo da questo, direi. Da questo, ma facciamo un dibattito all'americana, giusto? Certo. Ma magari una piccola cosa anche per far capire i nostri ospiti da quale parte si schiera. Ma pure per così lo capiamo anche noi. Allora, quindi direi, parliamo un attimo di queste misure, partirà prima uno, quanti minuti vogliamo dare? 4, 5? Allora, io farei un primo round in cui uno spiega la sua visione, sì, su queste misure. Il dibattito vero e proprio. Ci sta. Va bene, allora facciamo subito... Sì? Posso invece proporvi un'altra cosa? Nel senso che, scusate se entro a gamba tesa. Vai. Banalmente, negli ultimi giorni, un po' per informarmi, un po' per capire anche quali erano le posizioni di Michele, che comunque è una persona che stimo, sono andato a vedere anche le ultime videochiamate che ha fatto, anche con Stefano Merigliano, anche con chiacchierate che ha fatto con altre persone, come Costantino De Blasi. E secondo me su tanti punti, grosso modo, senza problemi, non è che abbiamo divergenze. Okay. Quindi io non la porrei come un dibattito all'americana, tipo due minuti uno, due minuti un altro, ma magari parliamo un attimo, chiacchieriamo un attimo, e se troviamo dei punti di scontro, eventualmente dei punti in cui non siamo d'accordo su qualcosa, magari ma sì, ma era per colorare un po' il tutto, ma ovviamente... Stiamo su Cerbero, loro hanno un approccio... Ma sì, ma è per cazzeggiare, poi ci vogliamo bene tutti e ci mandiamo salse piccanti a vicenda. Però, partiamo da... Allora, Giacomo, facciamo così, partiamo da te, visto che comunque hai visto i suoi video di questi ultimi giorni. Qual è la cosa con la quale non ti trovi assolutamente... in accordo con Michele? Partiamo da quella. Ok, allora, premessa, mi avete chiamato per fare un attimo, tentare di fare il contraddittorio di Michele Boldrin, che tendenzialmente è una cosa molto difficile da fare. Intanto contestualizziamo. Io, invece di partire da cosa non sono d'accordo, partirei da quali sono i punti in cui più o meno siamo tutti d'accordo io e te, Michele, cioè su grosso modo quelli che possono essere i dati relativi all'attuale crescita dei contagi, le problematiche legate al Covid. Se volete condivido anche lo schermo, magari in cui magari mostro un po' di grafici, un po' di cose. A me piace moltissimo approcciarmi da un punto di vista matematico, sono sicuro che Michele ha lo stesso piacere, per cui facciamo così: se ti va, Michele, io inizio a parlare, interrompimi se secondo te c'è qualcosa che non va. Io preferisco onestamente che si decida, perché le interruzioni non mi piacciono, specialmente se uno vuole mostrare dei grafici, distraggono sia chi ascolta sia chi parla. Uno fa il suo ragionamento, poi l'altro prende un Gestiamo. Poi magari se uno vediamo che si dilunga troppo lo interrompiamo noi. Va bene. Allora, se non è un problema parto io. Vai Giacomo. Vai. Prego, cazzo duro, dai. Inizi a cazzo duro coi cazzo di grafici. No, prego. Però ci tengo. No, Michele, se secondo te un dato proprio è sbagliato, quello in quel caso dillo. Va bene. Andiamo avanti.
Okay. Più i dati sono interpretati male, ma non, spero esatto, che non, non metterai dei dati inventati. Ecco, insomma, questo... Allora, partiamo da qui, partiamo da, beh, da tante cose. Anche io non vedo, io vedo Watch Stream qua, devo andare sulla stazione, forse sì. Ma lo stai condividendo lo schermo? Sì, lo, sto, non lo vedete voi, sì. Aspetta che vedo che in onda. Non va? No, io non lo vedo. Anzi, io della verità non vi vedo neanche sul canale. Vediamo un attimo se si carica. Può darsi che io abbia una banda troppo bassa e non mi carichi uno o l'altro, perché sul live vedo live e la classica rotellina. Ah, ok, una connessione allora. Sì. Noi ti vediamo bene, ti sentiamo bene. Noi ti vediamo la grande. Comunque, anche l'audio. Tu stai condividendo lo schermo, Giacomo, giusto? Sì. Ma sopra? Quei pannellini sopra a destra, che cazzo so? Voi lo vedete questo? No. Ma che cavolo? No. Eccolo. Io vedo Watch Stream. Eccolo. Okay, lo vediamo. Adesso ecco, adesso si vede qualcosa, ma però c'è tutte le affari nostri in mezzo. Va bene. Vai Giacomo, parti pure. Vado, parto. Allora, questo è un grafico e fino a qui. Questi sono una raccolta di grafici dei nuovi casi giornalieri dell'attuale coronavirus in alcuni paesi europei. Per unità di misura standardizzata, cioè per milioni di persone, e c'è la media mobile di 7 giorni che serve a non vedere tutte le fluttuazioni strambe che ci sono della serie, tipo paesi come il nostro, come altri, che non fanno tamponi il sabato e la domenica. Sì. Quindi, media mobile che è abbastanza chiara. Prima di tutto, ovviamente, partiamo da una premessa, il Covid è una... Non esiste. È una patologia che esiste, è causata da un virus che è... Vabbè. A meno di un anno... Cosa? Ma andiamo avanti, andiamo al sodo, dai, fino a qui. No, ma va detto, ha una letalità che è una, non è né altissima, però neanche bassissima, nel senso che dipende da che studi di riferimento si prendono, va dallo 0,3% all'1,3%, dipendentemente da nazione, da condizioni demografiche della popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Nel nostro paese, quando si cerca di vedere i numeri, sei nella parte più alta della distribuzione, quindi sei intorno all'1%, poco più, poco meno, di letalità per persona contagiata, ok? Sì. Quindi, partendo da questo presupposto, Covid ha teso nelle ultime settimane a crescere in modo molto molto forte. Volete vedere che quasi tutti i paesi, questi sono 4 paesi europei, anzi 5, ma sostanzialmente se voi guardate quasi tutti i paesi europei hanno circa questo andamento, okay, soprattutto quelli simili ai nostri da un punto di vista sociale, economico, e, potrei metterci dentro la Spagna, potrei metterci dentro l'Olanda, potrei metterci dentro la Croazia. Ma che cosa è successo in Belgio? È stata un'orgia collettiva? Beh, Berger, se guardate bene, è semplicemente partita un po' prima la curva esponenziale. Ah. Dopodiché, questo perché? Perché Covid-19 è un virus che viaggia in una popolazione che è grosso modo senza difese. Le persone che sono state contagiate, che sono forse potenzialmente immunizzate, sono in praticamente quasi tutta Europa molto molto, sono in percentuale molto bassa, perché a parte in pochi casi, tipo magari nel Bergamasco, nel Cremonese, le persone contagiate ormai sono comunque in numero scarsissimo. In media in Italia, stando all'indagine degli anticorpi sierologica, circa il 2,5-3% della popolazione si è contagiata di Covid, e quindi sostanzialmente ha una cosiddetta crescita esponenziale. È uno dei casi in cui effettivamente in biologia si può utilizzare per davvero il termine perfetto esponenziale. Allora, perché viene abusato questo termine? Di solito sì, però è uno dei pochi casi in cui una crescita in cui è calzante. Sarebbe meglio dire poi così, Michele, vediamo se è d'accordo. Ha una cosiddetta crescita logistica che nelle fasi iniziali assume una forma esponenziale. Sei d'accordo, Michele? Non ti sento. Non mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Dipende, quei dati lì hanno alcuni, ovviamente, basta che guardi, quello belga, ovviamente le esponenziali, tutte cose possono essere esponenziali, by the way, perché un esponenziale è il numero di Neper a una qualche potenza, dipende da quanto grande è la potenza,
moltiplicati dalla variabile. La variabile in questo caso è il tempo, quindi per chi sa un po' di matematica, le formule sono exp gamma t, i varia, gamma è un numero, dipende da quanto grande è, se gamma è molto grande fa, se gamma è piccolino, ti mette 8 anni. Esatto. Devo dire che non avevo capito, ma dopo l'aggiunta degli effetti sonori... C'è l'esponenziale. No, ma infatti sono, allora Michele, sono perfettamente, cioè giustissimo. Vabbè, ma dai, cioè, dai, però, vai al punto. No, però c'è una proprietà particolare che hanno le esponenziali, soprattutto, cioè sì. Se mettiamo nella tua formula gamma è maggiore di 1, ed è che tendenzialmente però tendono sempre ad aumentare, cioè tendono sempre a crescere. Su questo siamo d'accordo. L'esponente positivo aumentano, se l'esponente è negativo decresce. Esatto. Quindi guardiamo questi grafici, hanno una particolarità, se noti, a parte l'Irlanda, che è andata in lockdown qui, hanno tutto il fatto che, grosso modo, l'esponente cresce. Ora, per definizione, poi non voglio... Non cresce, la parola assoluta. Scusami, cresce. Sì, la curva cresce, l'esponente può essere anche uguale, potrebbe tendenzialmente anche decrescere. Ora, in realtà, per vedere meglio, visualizzare meglio una crescita esponenziale, la cosa migliore sarebbe guardarla in una scala logaritmica, c'è la possibilità, la mettiamo. In scala logaritmica, tendenzialmente, una retta, ok, rappresenta una crescita esponenziale. Ora, sarebbe... vedete bene che le scale logaritmiche sono fatte in questo modo particolare, per cui tendono a eventualmente raddoppiare a una certa un certo spazio definito. E va bene. Ora, e va bene. Detto questo, come potete vedere, ed è un po' la cosa che a me ha sempre spaventato dall'inizio di agosto, qua potrei estendere fino a qua, ok? È che da praticamente agosto, luglio anzi, in poi, sostanzialmente in quasi tutti i paesi come i nostri, se notate bene, la crescita è sempre stata non solo positiva, ma anche, chiamiamola, più o meno esponenziale. Nel senso che, se voi notate, il numero di contagi è sempre non solo aumentato, il numero di contagi giornalieri, ma aumentato progressivamente sempre di più. Allora, paesi come i nostri intendi, che hanno preso misure simili alle nostre? Per io intendo discorso... paesi che hanno una demografia, una economia, okay. una società come la nostra. Non metterei mai la Cina per ovvi motivi, okay. Non metterei mai gli Stati Uniti per ovvi motivi, non metterei mai... Vabbè, qua bisognerebbe differenziare ovviamente le nazioni che magari hanno preso misure diverse nel corso dei mesi, per capire ancora meglio. Però vabbè, un discorso più ampio. Detto questo, perché sennò poi entriamo in discorsi infiniti, la mia domanda è, sulla base di questa premessa importantissima, tu sei d'accordo con le misure prese dal governo in questo momento, quindi l'ultimo DPCM? Se sì, perché? Se no, perché? Poi passiamo la palla a Michele. Vedendo questi grafici, io l'unica cosa che constato è che succede una cosa strana in praticamente tutti i paesi, ok? Che è, malgrado tutto, sostanzialmente sopra una certa soglia, che tipo in Italia e Germania è più o meno questa, se è arrivata ai primi di ottobre, la crescita è andata fuori controllo. E sostanzialmente non vedo come si potrebbe tenere sotto controllo da adesso in poi. Io riconosco che qui, se notate, a settembre, in Germania e Italia, per esempio, qualcosa è stato sicuramente paradossalmente meglio degli altri paesi, ok? E potremmo indagare su che cosa è stato, io potrei puntare sul tracing del nostro paese, ma a un certo punto, purtroppo, qui è quando più o meno l'ISS e altri hanno iniziato a dire che il tracing era saltato, i numeri di contagio hanno iniziato a esplodere. Ok, quindi sostanzialmente tu dici non vedo alternative se non un semi-lockdown come in questo momento. L'unico paese che sta calando in questo momento è l'Irlanda e la Germania, che è ben sotto di noi, come potete notare. Questa è esponenziale, loro hanno grosso modo il doppio dei contagi, se non di più. Cioè loro hanno la metà, scusate, i contagi, se non meno, rispetto a noi per unità di percentuale. Malgrado dal punto di vista sanitario sono messi meglio, loro lunedì andranno in una sorta di, l'hanno chiamato lockdown light, che tendenzialmente ha delle restrizioni che sono maggiori delle nostre. Tipo? Per cui, per la differenza, tipo noi abbiamo i ristoranti chiusi dalle 18 in poi. Loro hanno chiusi da sempre, è permesso l'asporto. Solo con asporto, quindi, ok. Tendenzialmente potrebbe essere. Poi loro hanno una regola molto importante, che nei luoghi pubblici non ci si può incontrare
in più di 10 persone, ma soprattutto, e forse questa è la cosa più importante, a più cioè in più di 2 nuclei familiari diversi. Vuol dire che 2 amici diversi si trovano, ma non è che possono trovarsi 3 amici, si possono trovare 2 famiglie insieme. Questa secondo me è una cosa fondamentale. E poi nel privato è consigliato di tenere questa regola, che io sul consigliato dipende molto da qual è la taratura morale dei cittadini, e lì si fanno ragionamenti del tipo: chissà se in Italia o in Germania le persone una regola consigliata la rispettano di più o di meno. Ok, ok. Allora adesso lascerei la palla a Michele. Prima vorrei dire velocissimamente la mia, anche se magari non ve ne frega un cazzo, però io credo che semplicemente le misure che sono state prese dall'ultimo DPCM siano innanzitutto non spiegate, cioè non ci hanno spiegato il motivo per il quale sono state prese alcune decisioni. Altre siano semplicemente insensate, tipo la chiusura di luoghi non a rischio come cinema, teatri, eccetera, e invece hanno lasciato magari libero spazio a luoghi che sono molto rischiosi, tipo centri per anziani, tipo chiese, eccetera. Quindi la mia domanda è: stanno andando a tentativi, dato che l'ultimo DPCM precedente a questo era veramente ad una distanza ridicola, e soprattutto un proprietario di un'azienda, di un ente che ha preso tutte quante le misure, ha speso soldi, ha investito, dopo 3 giorni si è ritrovato con queste misure cambiate? Quindi io sono molto critico in tal senso, però lascio la parola a Michele. Allora, sì, no, anch'io sono critico, però vorrei ben capire di cosa stiamo cercando di discutere. Io cerco di rispondere rapidamente alla domanda che avete fatto. Non so se Giacomo ha risposto, io non ho capito quale sia la sua risposta, quindi rispondo rapidamente, poi provo a spingere la discussione ponendo quello che a me sembra il problema. Okay? Allora, le misure che hanno fatto sono appunto ingiustificate, l'ha già detto Davide, credo, dalla voce. Ti ricordi manco come mi chiamo? No, nel senso che ci siete degli altri, ci sono anche degli altri, no? Quindi io sì, conosco, sì, mi ricordo bene. Vabbè, la mia voce, allora, te la ricorderai. Esatto, infatti ho detto, ho detto Davide, credo, giudicando dalla voce. Motivate, e non si capisce bene quali siano gli obiettivi. Sono anche dal punto di vista sociale e economico, possiamo discuterne dopo, però separando un po' le cose, abbastanza arbitrarie, ed è vero che se tu fai dei cambiamenti di policy ogni 2x2 è meglio che lo giustifichi. Facciamo finta che l'abbia giustificato dicendo la situazione è drammatica, e su questa questione vengo. Cos'è la situazione drammatica? Qual è il punto debole? Il punto debole è che non si capisce più quale sia l'obiettivo della di queste azioni politiche, queste decisioni che prendiamo. E nella misura in cui c'è un obiettivo che andrebbe detto, adesso provo a ipotizzarne uno, bisogna anche dire: guarda, siccome c'ho quell'obiettivo lì, a me sembra, dopo questo studio, quell'altro studio, quell'altro studio, che lo strumento migliore, più efficace, socialmente meno costoso per raggiungere quell'obiettivo sia lo strumento 2. E allora ecco che ho preso lo strumento 2. Questo non ce l'hanno detto. Allora, obiettivo, sembra che l'obiettivo sia ridurre il numero dei contagi, e su questo poi tengo. Facciamo finta che questo debba essere l'obiettivo, per il momento, facciamo finta che questo debba essere l'obiettivo della politica, delle azioni governative, regionali, insomma dell'autorità politica generalmente diffusa, definita dal comune al presidente del Consiglio. Allora, se no, il problema è bloccare i contagi, mi devi dire dove ritieni e che dati hai sulla fonte dei contagi, cioè dove sono i luoghi di maggior contagio, quali sono le stanze, le situazioni in cui avviene più contagio, che evidenza hai? Di questo non c'è stato detto nulla. Ho provato a guardare un po' in giro, c'è un po' di letteratura, ma dati seri italiani non ne ho, quindi non so giudicare. A me sembra piuttosto dubbio che i bar e i ristoranti diventino così infettivi dopo le 6 di sera, a mezzanotte, all'1, eccetera, mentre non lo sono alle 3:15 o alle 7 di mattina. Ho l'impressione che probabilmente i mezzi di trasporto siano particolarmente favorevoli al contagio, e da quanto mi risulta, su questo, ecco, su questo sì ci sono dei dati, c'è della letteratura, i luoghi probabilmente di maggior contagio sono le riunioni familiari, l'ambiente familiare, e purtroppo le istituzioni sanitarie in generale, dagli ospedali alle cliniche, alle cosiddette case di riposo, RSA, centri di assistenza, eccetera, che infatti i dati ci dicono continuano a essere non solo
i luoghi del contagio, ma anche i luoghi dove i decessi, le morti sono le maggiori. Quindi, fondamentalmente, provvedimenti un po' strani, per nulla motivati, non c'è comunicazione alla popolazione su perché è stato scelto. Per esempio, io ho fatto un po' di polemica sulle piste di sci. Perché? Perché si è scatenata una specie di guerra allo sciatore irresponsabile, che è francamente ridicolo. Perché? Perché ovviamente le piste di sci di per sé non sono contagiose neanche lontanamente come l'autobus. L'affermazione tipica è stata: ah, ma guarda, le foto sono tutti in fila. A parte che c'avevano tutti la mascherina, sciarpe, guanti, caschi, tutti bardati, i cavalieri medievali, immagino. Ma va anche detta una cosa: i luoghi sulle piste di sci dove ci si carica sono tipicamente le funivie. È un provvedimento più efficace dire che d'ora in poi il tasso di trasporto sulla funivia è metà della capienza normale, un terzo, un quarto, quello che vuoi tu. Ok, costerà un po' di più, però chi lo vuol fare lo fa. Dopodiché, una volta che sei sceso dal funivia, che dura 3 minuti, c'hai mascherina, guanti, sciarpa, sei bardato come un cavaliere medievale, i finestrini aperti così prendi anche un po' di aria fresca, ti si infresca qua il nasino, ti infili sulle piste decisamente, per quanto veloce vada il virus, è difficile che ti prenda. Ecco, voglio dire, perché provvedimenti di questo tipo qua e non altri? Adesso non è per far polemica, ma è proprio perché le chiese stanno aperte, non sono luoghi del contagio, invece lo ski lift lo è. Non c'è molta logica. Chiudere le attività. Il secondo punto è che io credo che onestamente l'obiettivo della politica pubblica debba essere evitare i decessi, i ricoveri in terapia intensiva perché provocano danni, dolore, eccetera, eccetera, e possibilmente nella misura in cui si sta raggiungendo una situazione critica che impedisce ad altre malattie di essere curate, che impedisce al sistema sanitario di funzionare, cercare di ridurre i ricoveri. Quindi occorre porsi quel problema e non tanto i contagi per sé. Certo. Gli esempi, molti dicono, ma i contagi, i dati che danno sono i numeri vari, 70, 80, 85, addirittura asintomatici. Infatti anch'io io non ce l'ho, vivo piuttosto isolato quando sono qua in Italia, ma ho avuto amici conoscenti che ce l'hanno. Sistematicamente mi hanno detto totalmente asintomatico, un unico caso di una persona che ha perso per un po' l'olfatto. Quindi qual è l'obiettivo? Questo è il punto su cui ragionare. Quindi il punto è non è tanto il problema dei contagi, magari c'è questa enfatizzazione del numero dei contagi quando i problemi sono appunto terapie intensive, ricoveri e decessi, questo dici tu. Però mostrare anch'io che capisci, fa un'impressione, vediamo un attimo se può share your screen. Vediamo se sono capace. Application window. Il fatto di chiudere le attività dei ristoranti locali alle 18 ha effettivamente fatto. Cosa vedete in questo momento? Prova a mettere guarda la diretta. Lo vediamo. Volevo dire che ha fatto effettivamente desistere tutti i nostri coetanei dall'uscire la sera. Quindi l'obiettivo era quello. Il fatto è che danneggia incredibilmente io non ho opinione i proprietari. Su questo. La mia opinione su questo ferma un attimo. A me interessa molto poco di per sé i vostri coetanei escono o non escono la sera. Se poi la sostituzione dell'uscita a 7 delle 9:40 è l'uscita a 14 in fretta e furia alle 14:30 o alle 16:20, mi spieghi che differenza fa? Non è che il virus guarda l'ora. Ah no, aspetta, sono le 16:30, a quest'ora non sono contagioso. No, magari l'intento del governo era così. Evitiamo perché solitamente ci sono più persone la sera perché escono, vanno a cena fuori, soprattutto i ragazzi, eccetera. In questo modo limitiamo. La mia opinione è, non hanno il coraggio in questo momento di fare un secondo lockdown, anche dopo le vicende di Napoli e anche per un discorso di consensi, quindi fanno un lockdown mascherato, ok? Quindi dicono, vabbè, chiudiamo prima i ristoranti, ma non è un lockdown, però alla fine anche questa cosa. Io non so se poi questo consiglio di Conte, non vedere le persone a casa, poi dovrà tramutarsi in una legge,
ok, in un qualcosa, perché se io dico no, non vado al ristorante, però andiamo tutti a casa di un amico. Cosa che è, se tu scrivi è consigliato qua in Italia, esatto, te lo metti in culo, il è consigliato. Posso intervenire un paio di domande? Sì, vai Giacomo. Vai Michele, ma allora, un paio di cose. Allora, giustamente tu dici hai conosciuto le persone, una di queste aveva qualche sintomo, la maggior parte erano asintomatiche. E ci sta, nel senso... quelli erano solo esempi, i dati esatto, dicono, i dati dicono che abbiamo l'80% di asintomatici. Non lo tanto, gli esempi miei sono veramente secondari. Lo vedete, questo è, è il dato ISS, allora... c'è un 56-57% effettivamente asintomatico, c'è un 10-15% di pouch sintomatici che secondo me ha senso comunque considerarli pouch sintomatici, nel senso che sintomi ce ne hanno, magari è il naso che gli cola, magari è il fatto di perdere l'olfatto. Secondo me questa cosa va ribadita, perché se una persona perde l'olfatto, la prima cosa che deve fare magari è evitare di uscire, dirlo, eccetera, eccetera. C'è chi ha effettivamente dei sintomi abbastanza lievi, che possono essere una leggera febbre, possono essere la tosse, possono essere tutta una serie di sintomi più o meno forti, mal di testa, affaticamento, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi va bene, c'è tra il 5 e il 7% di persone che effettivamente ha dei sintomi, vengono definiti severi, che sono febbre forte, difficoltà a respirare. Questo è il grafico, quindi più o meno sì, l'80%. Però, a ricordi logica, non dovrebbero essere più gli asintomatici di quelli ufficialmente censiti? Cioè, nel senso, come si fa a sapere? No, anzi, ti dico... te lo do, se vuoi, cioè, lo puoi mostrare, Giacomo, lo puoi mostrare per gruppo di età, così si capisce meglio. Sì, per gruppo di... Credo che tu sia sul sito di... dell'ISS. Epicentro ISS. Dovrebbe essere... No. Se lo guardi, c'è anche sì, ma sulla destra. SARS-CoV-2 dashboard, in basso a destra te lo dà per gruppi di età 0126719 eccetera. E anche è divertente da guardare il grafico lì, perché ti insegna qualcosa al volo su la selezione in corso, ma comunque però i dati confermano quello che ti ho appena detto, non è inutile che la voltiamo. No, però Michele, ascolta una cosa che secondo me è la cosa più importante. Tu dici giustamente, il numero di contagiati di per sé non è importante, e sono d'accordo. Dopodiché, a meno che non ci sia un motivo in particolare per cui per cui cambia la percentuale di persone che hanno sintomi severi o critici tra le persone contagiate, e la percentuale delle persone contagiate che hanno sintomi forti sono sempre più o meno intorno al 5-7% quello che è, allora il numero di contagiati conta, perché in proporzione poi ti dà il numero di persone che hanno sintomi gravi. Questo è se la distribuzione del virus è uguale, isotropa, quello che usa il termine. Esattamente, bravo. Esatto. E quindi? E tu quindi mi dirai, va bene, allora l'ideale sarebbe fare in modo che questo virus si diffonda meno. L'ideale? Adesso mostra il grafico per gruppi di età. Ma non è qui. Non è qui, lo faccio io. Vabbè, comunque io qui vorrei introdurre una cosa, no? Sempre su questo, che effettivamente ci hanno anche scritto in chat, è pericoloso solo per persone di certa età, e considerando che il 90% di questi vie di pensione non potremmo costringere al lockdown solo questa parte più debole, che era effettivamente una cosa intelligente, però il punto è... Però, solo gli over 60. Prima di arrivare a quel punto, che secondo me è il punto interessante, quello degli anziani, ok... Detto questo, però, la questione del numero di contagi è importante, perché a meno che non ci sia un motivo in particolare per cui a non contagiarsi siano soltanto una fascia di età o soltanto un gruppo di persone, il numero di contagi è un ottimo prior per prevedere quali saranno... No? Michele... Michele, Giacomo, allora, sta attento. Se fosse un'ottima prior, tu hai appena mostrato la cura. Allora, se fosse una proxy, per usare un termine, l'argomento di Giacomo dice: se i contagi vanno su di 100, i morti vanno su di 10. Quindi se i contagi vanno su di 1000, i morti vanno su di 100. Se i contagi vanno su di 10.000, i morti vanno su di 1000. Lo fanno traslati di 2 settimane. Di un paio di settimane. Bene. Allora, se invece tu guardi, no, il grafico
trovarlo, di nuovo lo stavo mostrando prima, poi l'ho tolto perché non mi sembrava lo vedeste. Avete visto questi dati che potete confrontare i paesi, potete confrontare tranquillamente a decessi, contagiati, nel senso di positivi al test, e a ricoveri, bla bla bla, a seconda dei periodi. È un servizio che offre Google, ma lo trovate in tanti altri. È il buono di Google che te lo offre per praticamente un gran numero di paesi sulla Terra. Allora, tu vedi che la proporzionalità fra contagiati, nel senso di testati positivi, e decessi, non solo è molto inferiore a quella che abbiamo osservato dall'inizio della... C'è ancora Cerebro? Sì, ci sentiamo. Non solo è molto inferiore a quella che abbiamo osservato in febbraio, marzo, aprile, ma è anche, non accelera, anzi si riduce, e cioè il tasso di crescita del contagio è più alto, sostanzialmente più alto, dei tassi di crescita dopo un mese e mezzo dalla partenza dell'ondata autunnale, un mese circa, sia dei ricoveri sia dei decessi. Quindi non è una buona proxy, punto numero uno. Punto numero due, le proxy aggregate, no? Come mamma statistica elementare da primo anno ci insegna, sono buone se nella popolazione che stiamo osservando c'è omogeneità, ovvero non c'è variabile. Giusto? Se dare i pugni sul naso fa male a tutti omogeneamente, il numero di pugni sul naso ricevuto è una buona misura del male. Ma se i pugni sul naso ad alcuni non fanno né caldo né freddo, ad altri li ammazzano, allora per sé sapere i pugni sul naso quanti sono non ti aiuta, occorre sapere chi li prende i pugni sul naso, e quanti. Okay. Giusto? Bene. Però... Allora il mio punto è, abbiamo una crescita forte dei contagiati nei gruppi di età più bassi, sì. E abbiamo una mortalità, un danno, un effetto del contagio, forte nei gruppi di età superiori ai 60, in realtà superiori ai 70 ormai, ed uno molto più basso altrove. Quindi occorrerebbe, sarebbe necessario che il governo ci dicesse come varia il contagio, come varia il ricovero, come varia la mortalità per gruppi di età, e andrei oltre dopo, ma ci veniamo dopo, che è leggermente più complicato, anche le patologie, e lavorassimo su quello, perché se mi rendo conto che il grosso dei casini, dei morti, delle terapie intensive mi vengono da persone che sono nell'RSA, e i soldi e il tempo e le risorse li devo investire nell'RSA, non nei ragazzi che magari escono alle 6:15, anche se il comportamento dei ragazzi magari è socialmente poco accettabile, anche se andrebbero perlomeno improverati, e se sarebbe il caso di spiegargli che si può anche andare fuori, stare in compagnia, tenersi la mascherina, stare un po' di distanza e non baciarsi continuamente in bocca, maschi, femmine e insalate miste. D'accordo? Però sono due cose diverse. Io qua sono d'accordo, però c'ho solo un'obiezione, velocissima. Giacomo ha alzato la mano. Le risorse vanno messe dove rendono. Chiaro. Allora, tutto chiaro, sono abbastanza d'accordo, c'è solo un punto però. E adesso ti lascio la parola a Giacomo, così puoi replicare. È vero, cioè, per gli anziani magari questo virus è dannoso, letale, eccetera, per i giovani no. Però il punto è, questi contagi che comunque si alzano, come abbiamo detto, soprattutto per i giovani, bla bla bla, non potrebbero comunque infettare gli anziani? Cioè dovremmo dar per scontato che quei giovani non entrino in contatto con gli anziani. Bravissimo, guarda, dopo do la parola a Giacomo. Hai detto esattamente la cosa principale. E dov'è che gli eventuali giovani contagiano gli anziani? In famiglia. In famiglia. Bravo. Fine. Okay. Però Michele è attuale. Vai Giacomo. Però aspetta, due cose, perché una secondo me è molto interessante, ed è, tu dici, se guardi come varia la letalità nel tempo, vedi progressivamente calare la letalità. Giusto? Cioè, questo era il tuo primo punto alla questione. Ok, Michele, qui ti invito, ragioniamoci un attimo se hai voglia, perché io sono abbastanza convinto che quello sia un sample bias. Greve. In altre parole, un errore di campionamento. Cioè, all'inizio le persone che... Anche adesso, in questo momento, sta succedendo che cosa? Che progressivamente, ed è quello che è successo anche a marzo,
le persone che vengono tamponate sono sempre di più persone che vanno in ospedale con sintomi gravi. Mm. Di quelle persone, sistematicamente, è più probabile che possano avere poi delle complicazioni, anche semplicemente perché hanno un'età maggiore. Per cui è ovvio che da marzo in poi, progressivamente, la letalità è calata drasticamente, ovviamente, per motivi appunto del fatto che se io faccio il rapporto morti su numero di persone risultate positive, la letalità progressivamente mi cala. Effettivamente la letalità del virus può essere uguale, semplicemente se prima faccio un campionamento fatto di più su persone anziane o con problematicità o che sono venute letteralmente in ospedale, ovviamente mi trovo una letalità più che progressivamente cala. Secondo me c'è anche un altro elemento però su questo. Velocissimo Michele... proprio. Un altro elemento importante, che adesso ci sono altri protocolli anche dal punto di vista medico. Cioè, hanno studiato più protocolli, prima eravamo più impreparati, anche per questo si muore di meno. Però Michele, questa cosa dell'errore di campionamento può spiegare buona parte dell'eventuale calo di letalità che noi vediamo all'interno degli ospedali? Sei tu che fai un'ipotesi, invece ti do un altro fatto, banalissimo, che ti porto le affermazioni. Purtroppo vengono prese in giro, e questa è una delle cose drammatiche di questa situazione italiana, dei clinici, cioè di chi i malati li cura. Questi mi dicono, lo sappiamo trattare molto meglio. Lo prendiamo prima, il tasso di mortalità è molto più basso. Quindi, invece, sta a te provare che è tutto sample bias. E credo che avresti, posso dirtelo, una grande fatica. Perché? Perché capisci, ormai si viaggia a centinaia di migliaia al giorno di tamponi, da parecchio tempo. E quindi, mentre è possibile che ci sia un grado di bias che comunque è uniforme, cioè fondamentalmente che vanno a tamponarsi quelli che hanno qualche sospetto di essere entrati in contatto con qualcuno che hanno sentito che ce l'ha. Però questa cosa incide solo sulla probabilità di averlo. Infatti, se noti, c'è un altro fenomeno interessante su cui bisogna riflettere. Se voi guardate i tassi di positività, ovvero la percentuale di test che danno positivo sul numero di persone testate, sta crescendo. Ho appena finito un lavoro seminariale con dei colleghi, io ero fermo a 18-20%, Carlo Favero, che segue i dati con molta attenzione, dell'Università Bocconi, mi dice, no Michele, ormai siamo a 25%. Sì, dipende. Questo vuol dire... il tasso di diffusione è molto ampio, perché tu in un paese come il nostro viaggi a 120-130 mila al giorno tamponi, e se hai un tasso di infettività, di positività che cresce e già viaggia al 25%, io direi che hai tantissima gente, ormai un virus platealmente endemico e diffuso. D'accordo? Se la mortalità va come va, e ho le testimonianze di tutti i clinici, perché non ce n'è uno. C'è chi usa un tono più forte, chi usa un tono meno forte, c'è chi è stato purtroppo preso in giro ingiustamente perché si è espresso male, cercato di dare un concetto tecnico appropriato, e c'è chi lo dice in maniera più delicata, come il mio amico Stefano Perigliano, che è solamente il dean della scuola di medicina all'ospedale dell'Università di Padova, cioè uno dei centri di maggior successo, certo, nella lotta al Covid, e uno dei più grandi. Se Stefano mi dice lo sappiamo trattare molto meglio, e mi mostra l'evidenza che così è, io tendo a credere a Stefano. Adesso non so tu, ma io... No, funziono. Però, cioè, nel senso, ok, però rimane questa problematicità della letalità, che tu a mano che aumenta il numero di tamponi, come dici tu, adesso sta sfuggendo anche il numero di rapporto positivi su tamponi, e... possiamo usare un linguaggio... non valutativo, sfuggendo, fuori controllo, c'è mica nessuno al volante. Beh, però, allora, mettiamo una cosa, se tu hai un numero... No, però, se tu hai, che ne so, 200.000 tamponi, come in questi giorni, e hai un 2% di persone che ti risultano positive, vuol dire che, grosso modo, il numero di persone positive nella realtà non si discosta tantissimo dal numero di persone che effettivamente sono positive al virus. Si discostano di una percentuale che va calcolata. In questo momento è sicuramente una percentuale molto più alta
forse un 50% in più, un 100% in più rispetto... Perché vuoi fare delle speculazioni? Abbiamo dei dati, o hai delle basi effettive di speculazione, se no, sai, a speculare, a inventarsi situazioni incapaci, tutti, posso mettermi anch'io, è stato tutto l'effetto della Vergine Maria. Mi dicono, si è apparsa ad Orbetello. Sì, 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 capisco. Allora, dopodiché... allora, di fantasie più o meno disneyane, siamo capaci di... Stiamo ai dati, stiamo ai dati. Sì, sì, i dati sono che adesso... Allora, il numero di tamponi è cresciuto enormemente, il contagio è molto diffuso, i numeri dei contagiati sono molto alti, ok? Abbiamo testimonianze dal mondo medico che dicono lo sappiamo trattare molto bene, molto meglio di prima, non perfettamente. E abbiamo dati oggettivi che corroborano queste testimonianze e dicono sì, la mortalità non cresce neanche lontanamente quanto crescono i contagi. D'accordo? Su questo però... abbiamo un altro elemento obiettivo, la mortalità, la letalità o anche la gravità del virus è completamente dipendente da età ed esistenza di patologie. Perché guardate, il dato interessante di quei dati lì, che se mi aiutate vi faccio vedere, è non solo che la mortalità eccetera cresce drammaticamente dopo i 70, ma che paradossalmente perfino nei gruppi di età più anziani il 50-60%, anche più, è asintomatico o paucisintomatico. Vi dirò di più: nel gruppo di età 90 o sopra, quindi 92 dove c'è mio papà e altri, 95-97, i paucisintomatici e gli asintomatici sono una percentuale maggiore che nei gruppi da 70 a 80, da 80 a 90. Perché? Perché tipicamente quelli che sono riusciti ad arrivare a 90 anni non hanno malattie, patologie serie, tumori, obesità, problemi cardiaci, diabete, che purtroppo stroncano le persone prima. E quindi sono più robusti. Non a caso, guarda caso, in quel gruppo è significativamente maggiore il numero di pauci sintomatici e asintomatici. Quindi il vero focus che dovrebbe avere la politica pubblica è certi gruppi di età, certe persone con certe patologie. Lì c'è il massacro, se volete, lì c'è il male, lì c'è il disastro. Okay. Siccome ripeto, queste persone lo prendono o fra di loro andando al bar, o nell'RSA, o a casa da figli e nipoti, alla sera quando guardano la televisione assieme, allora io l'idea del nipote o del figlio va a farsi lo spritz alle 6 o alle 5 o al bar o al caffè, perché non è tutti questi spritz, poi la gente va a bere un caffè, mangia il tramezzino, quello che è, va bene, che comunque va a fare quel minimo di socialità alle 5, alle 4, alle 3, eccetera, ok? Perché non può andare alla sera. E alla sera, siccome non può uscire, se ne sta a casa col nonnino o la nonnina e glielo attacca, ecco, io quello non mi sembra un'idea intelligente, io quello lì lo voglio fuori di casa, così almeno se l'ha preso la probabilità che glielo attacchi al nonno in salotto finché si fanno il grappino assieme è più bassa. Ok, allora Giacomo, l'unica cosa volevo dirti, Michele, questo siamo d'accordo, però ad esempio molti giovani vivono con i genitori che sono anziani, quindi come fai? Quello è il punto. Lascia andare Giacomo. C'è un'altra cosa che ti vorrei contestare, poi Michele vedi tu se... Ed è che in realtà tu dici non è un buon prior. Ti sto perdendo? No, c'è. Ti vedo. Ah, ok. Non è un buon prior la questione sulla crescita dei contagi rispetto alla crescita dei morti. Sulla crescita di morti. E cioè, nel senso, sulle terapie intensive ti dico di sì, cioè ti do ragione, nel senso che se tu guardi i grafici le ultime settimane in Italia, ti accorgi che il numero di contagi in tutto ottobre è sostanzialmente raddoppiato con un certo andamento, circa settimanale, e il numero di morti è raddoppiato con un andamento settimanale. Su questo, cioè, non ti invito a dare un'occhiata, per cui esiste un fattore di conversione tra il numero di contagi e il numero di morti. Questo numero è, grosso modo, almeno nell'ultimo periodo, rimasto relativamente costante, dopodiché possiamo indagare quanto sia diverso rispetto a marzo, però c'è una fetta di persone che se tu controlli, c'è questo pattern doppio. Vogliamo provare a fare una verifica? Posso? Allora, sì. Allora, prendiamo per esempio il 10 ottobre.
in Italia. 10 sì. ottobre sono stati 29 morti. Però aspetta, no, fai con la media mobile. Cioè, fai con... Tesoro, no, me la devo calcolare al punto. Se vuoi prendiamo 2-3 giorni consecutivi, no, e facciamo i calcoli. No, beh, se vuoi ti prendo hour word in data che fa in automatico la media mobile. Mi devo mettere a fare la regressione qua per, finché parliamo, dai. No, 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 ti sto dicendo, sul sito hour word in data ti fa in automatico la media mobile. Bene. Adesso te lo condivido. Devo cambiare sito per spiegare, anche a chi ci sta seguendo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di questo. Non lo so. Questo è Italy, ok? Sì, metti un attimo, Simo. Italy. Okay. Okay. Questo fa la media, questo fa in automatico la media mobile, vuol dire che ogni dato non è altro che la media dei, 7 giorni intorno, in modo che faccia in, che riesca a essere una cosa un po' più omogenea e non abbia tutte le, fluttuazioni giornaliere. Se tu guardi questa curva dei contagi, dei, morti, ok, ti accorgi che facciamo ai primi di settembre avevi lo 0,3% di, persone su un milione di abitanti, ok, che moriva. Una settimana dopo non è, sostanzialmente aumentata, ok? Ok. Bene. E questo è settembre, perché questi sono i contagi di settembre che non aumentavano. Esattamente, praticamente i contagi, dopo vi faccio vedere la curva dei contagi, anzi si può, tranquillamente far qua, inizia a crescere praticamente ai primi di ottobre. Fate conto una decina di giorni dopo, quando letteralmente iniziano a morire le persone che si sono contagiate del virus, ok, quindi death, iniziano a crescere con un rapporto che è sostanzialmente un raddoppio ogni settimana. Quindi 15 ottobre, la media mobile di una settimana dopo, quindi il 22, è sostanzialmente il doppio. Ok. E la media dopo di una settimana è sostanzialmente il più del doppio. Mm-hmm. Ora, questo pattern di raddoppio consiste grosso modo con il pattern di raddoppio dei contagi giornalieri, per cui c'è una proporzione che è 1-1, cioè non 1-1, 1-1, non lo so, 1-1, 1000, 1-1, 3 su 1000, okay, che corrisponde con un ritardo, un delay. Questa cosa invece non c'è, o c'è in modo un po' strano, con le terapie intensive. Se volete vi mostro un altro grafico, che è questo. Allora, mi spiace, io i numeri, adesso magari tu i numeri sai farli al volo, io questi grafici purtroppo qui sullo schermo li vedo piccolissimi. Vai, allora... Non ho capito il rapporto fra contagiati, stock dei contagiati, perché devi prendere lo stock, perché non puoi calcolarlo sui nuovi arrivi, ma sullo stock. No, io posso fare il numero contagiato di persone in un giorno rispetto al numero di morti che avvengono 2 settimane dopo, 10 giorni dopo, una settimana dopo. Posso farlo? Il rapporto quant'è? Allora, se... Vediamo, così riesco a capire anche io cosa mi dici. Io ti dico questo, se guardi quante persone si stavano contagiando... Quanti giorni di distanza vuoi usare, scusami? Una settimana. Una settimana ci corrisponde circa oggi. Quindi, per esempio, per capire i morti di oggi dovrei guardare i contagiati del 22 ottobre. No, oddio, questo no. Allora, il tempo medio di decesso per gli SS... è il tempo medio di decesso, no, dall'insorgenza dei sintomi è 12 giorni. 22, va bene, 21. Ok, per cui se adesso noi andiamo a vedere il numero di casi confermati, ci accorgiamo che facciamo così, è una media mobile, quindi è abbastanza vicino al... abbiamo corretto le fluttuazioni. Guardiamo i contagiati il 1 ottobre. Ok, sono 29 ogni milione di abitanti. Una settimana dopo, cioè l'8 ottobre, sono 45. Ok, non sono proprio il doppio, qui sta iniziando ad accelerare. Sì. L'8, una settimana, sono il 45 ogni milione. L'8 ottobre, quindi il 15, come vedete, sono il doppio, senza dubbio. Okay. Sono raddoppiati in una settimana. Okay. Da 91... Il 22 ottobre sono 181, esattamente il doppio, è quasi inquietante quanto sia perfetto lo spaccare la settimana. Dal 22 sono 181, da qui in poi esiste un fattore di saturazione dei tamponi, Michele su questo siamo più o meno, immagino, d'accordo, ma comunque ci si avvicina parecchio. Per Michele dice no. Vabbè, ma non importa, va avanti. Okay. Da 181 si passa a 330. Se fossero stati
sarebbe stato quasi, era di poco il doppio. Okay. Il dato più alto che ho dei morti è 221 il 27 ottobre. Andiamo su i dati con la media mobile, ok? Mm. E ho... Com'è 300 che il dato più alto che ho è 221? No, ma perché questi qua sono su casi su milione, per ripulisce meglio... Questo è 2,5 su milione morti di abitanti. Va bene. Ok, qua siamo una settimana, qua inizia la curva effettiva, siamo sostanzialmente a 2 settimane dopo quando è iniziato la crescita grossa di contagi. Qui il 15 ottobre hai 0,5, il 22 ottobre hai 1,2, è anche più del doppio. Una settimana dopo, dal 22 ottobre al 29, ed effettivamente ti ritrovi di nuovo più del doppio. Ok, chiaro. Per cui effettivamente se guardate c'è un pattern che è un raddoppio settimanale dei contagi e dei morti, che è iniziato dai primi di ottobre nel caso dei contagi e dal 15 di ottobre nel caso dei morti, che ha una certa proporzionalità. Ok, perché Michele, c'è una proporzionalità. Questa cosa è interessante, ti invito anche a dare un'occhiata, non corrisponde esattamente alle terapie intensive, perché se fai le terapie intensive non aumentano con quel ritmo, aumentano, raddoppiano ogni 9 giorni, il che è curioso, anche se in parte questo si spiega, perché guardavo questo grafico qua, poi io l'ho interpretato così, da quando si viene ricoverati in ospedale a quando si muore, in media ci vogliono 7 giorni. E questa è la media, se ci pensi, della media ponderata di questi due valori. Cioè da quando si viene ricoverati in ospedale a quando si muore, senza rianimazione, a il momento in cui si viene ricoverati in ospedale e poi si muore nel caso in cui invece si è andati in rianimazione. Questa media qui è la media ponderata di questo e di questo. Quindi significa che sostanzialmente, tendenzialmente, la maggior parte dei morti, allora se i rapporti sono giusti circa 7 volte di più, si tende a morire senza andare in terapia intensiva. Okay? Ok? E questo mi spiega un po' quel dato che è un po' particolare. Dopodiché c'è una proporzionalità. È bassa, è problematica, non lo so, ma aspetta, perché il vero problema non è questo. Il vero problema è quel 5% di persone che stanno male e hanno bisogno di essere ospedalizzate e che intasano gli ospedali. Su questo lo sappiamo tutti ed è il motivo per cui tutti i paesi a un certo punto si accorgono che le cose stanno andando in vacca. Guarda che stai dicendo le cose, scusami, perché altrimenti ci perdiamo nel tentativo di catturare dei grafici che vedi tu, ma io vedo malamente. Stai dicendo quello che ho detto, non stai dicendo nulla che contraddica. Perché il punto è che questa proporzionalità che c'è è inferiore a quella osservata precedentemente. È molto più bassa, quindi conferma che c'è una capacità migliore di gestirla, che è quello che ho detto, e rimane la questione di chi sono i morti e come lo prendono. Spiego. Io ho posto 3 questioni. Ok, abbiamo evidenza che il tasso di mortalità è oggi molto più basso di quando era nella prima. Oddio, posso di nuovo provare a farti vedere una cosa, poi dimmi se sono troppo fastidioso, ma Guarda, soltanto una cosa. Facciamo una cosa, guardiamo i morti. Adesso è brutto, che brutto dire questo. Guardiamo i morti, ok, del 22 ottobre. Ok, sono c'è 1,28 per milione di abitanti. Ok, assumiamo che queste persone in media si siano ammalate. Allora, se usiamo proprio il dato più o meno, facciamo 15 giorni prima o 12 giorni prima, dipende cosa vogliamo, ok? Quindi intorno al 7. Ok? Bene. Andiamo a vedere quanti contagiati c'erano il 7 ottobre e facciamo il rapporto del numero qui, quindi 1,28, diviso quante persone si sono contagiate il 7 ottobre. Il numero è... Michele, è una... Potevi confrontarlo con marzo e aprile, ma mi stai sentendo? Ma marzo e aprile, ti ripeto, c'era... Dai, Michele, è ovvio che a marzo e aprile il numero di persone... Io ti ho detto, allora... No, però è una letalità alta, qui siamo intorno al... È alta. Allora faccio a meno di parlare, perché... No, però è alta. Io ti lascio dire. Alta, bassa, questo l'hai deciso tu. D'accordo? Io ti ho detto. La mortalità, abbiamo evidenza che è minore
di quanto era nella, nella occasione, l'ondata precedente. Abbiamo due tipi di evidenza, le testimonianze dei clinici, che sono omogenee, e i dati che dicono il tasso di mortalità è più bassa di quella che abbiamo registrato a primavera. E in secondo luogo, ripeto, perché davvero è la questione chiave, perché stiamo valutando le politiche, d'accordo? La mortalità continua, anzi si accentua, ad essere concentrata in certi gruppi demografici e, chiamiamoli, sanitari, medici. Siamo. Quindi, ripeto, l'obiettivo della politica dovrebbe essere cercare di ridurre il contagio fra quelle persone, cercare di ridurre la mortalità fra quelle persone e cercare di evitare che quelle persone vengano contagiate. D'accordo? E ti ho dato un esempio concreto, mi piacerebbe venisse considerato, e cioè, se l'anziano che vive, perché allora questi anziani, queste persone con patologie pregresse, eccetera, stanno in varie parti, siamo tutti d'accordo che quelli che stanno nelle RSA, nelle case di riposo, nelle geriatrie, negli ospedali per altre patologie, se sono contagiati da qualcuno, sono contagiati purtroppo, e sarebbe un argomento di cui discutere, dal personale medico e paramedico che li assiste. Siamo d'accordo? Sì. Allora, se volete discutiamo di quello, però per il momento non stiamo discutendo di quello, quindi mettiamo da parte quel gruppo. Poi c'è un altro gruppo, e cioè persone anziane o persone con patologie che invece non sono in luoghi, chiamiamoli in generale, di cura o attenzione, e vivono nella società, nelle famiglie, nelle loro case, nelle case con altri parenti e così via. Queste sono le persone, in un certo senso, che stiamo guardando e ci stiamo dicendo, queste persone bisognerebbe evitare che venissero contagiate. Chiaro. Bene. Posso fare un secondo allora, proprio di chiarezza, proprio per far capire a tutti? Velocissimamente. Allora, Giacomo praticamente ci sta dicendo, ci sono più contagi, ergo più morti. Quello che invece dice Michele... Ma sono persone che finiscono in ospedale. Sì. Quello che dice Michele invece è... ci sono più morti perché vengono contagiati più anziani, quindi l'obiettivo della politica deve essere quella di non guardare i contagi e basarci solo su quelli, ma dividere, ok, le due fasce, perché anche se vengono contagiati tanti giovani sono meno a rischio o non hanno rischi, più o meno, no? La politica deve essere di proteggere le persone che hanno una probabilità soffrire, esatto, molto, addirittura morire se vengono contagiati. Perfetto, l'unica domanda mia è, nella pratica, Michele, come si può fare questa cosa? Allora, ho diviso queste persone in due gruppi, poi possiamo andare a suddividerli, a essere più complicati, dividerli in sette gruppi. Per il momento li divido in due grandi gruppi, quelli che già vivono in istituzioni che dovrebbero proteggerle, e non stiamo parlando di quelli, ne parliamo spero dopo, e quelli che vivono fuori da queste istituzioni, quindi nei loro appartamenti, case, famiglie, eccetera. Sì. Il mio obiettivo per il momento è cercare di ridurre il contagio di queste persone. E ci siamo. E io mi domando, se volete possiamo farne altri esempi, perché il primo punto è, quali politiche sono state adottate per evitare che queste persone a rischio vengano contagiate? La risposta è nessuna. Nessuna, cioè si è fatto in maniera indistinta. Perfetto. Secondo argomento, io sostengo che la probabilità che un anziano o un malato, malato nel senso che ha una patologia, che magari in quel momento c'è niente, c'è un diabetico che sta prendendo le sue cure insuliniche, però ha un forte diabete, quindi deve stare molto attento. La probabilità che persone di questo tipo vengano contagiate da una persona più giovane che magari si ritiene sana o che comunque è sana, è più alta se il giovane la sera sta fuori o se il giovane sta regolarmente a casa in compagnia di queste persone? Il problema è che le cose non sono sempre separate, Michele. Cioè, il punto è, magari il giovane va fuori e poi torna a casa dai genitori anziani. Quindi l'obiettivo del governo, esatto, è non esci, così eviti eventualmente di contagiarti. Ma allora, se davvero vogliamo evitare quello al 100%, purtroppo abbiamo evidenza da Bergamo, Brescia, da tutti i posti dell'epicentro, il contagio in primavera, e che neanche quello funziona perché è stata un'esplosione di contagio nell'ambiente familiare. Allora, se vogliamo evitare nel modo più sistematico che chiunque, chiamiamoli giovani, no? Per giovani arriviamo fino ai 60, ma va benissimo, questo include quasi anche me, mi fa stare molto bene. Se vogliamo evitare nel modo più totale che anche i giovani si contagi, dobbiamo impedirgli di uscire tout court
non farlo uscire fino alle 18 e poi forzarlo a stare a casa. Questo infatti è parte del problema che ho evidenziato, cioè non hanno senso questi provvedimenti. Certo, e per questo ti dico, secondo me... E loro secondo me l'hanno fatto nella speranza che così i giovani escano di meno anche il pomeriggio, eccetera, per non fare un lockdown per paura delle ripercussioni. È ovvio, ci arriviamo tutti, credo che sia gioco forza, che, ma non solo il giovane, perché quando uno dice giovane continua a pensare al 17enne, al 18enne, al 20enne, no, ma anche universitario. Anche quello di 45. Se sa nel modo più assoluto che non esce mai dopo le 18 perché non c'è nulla da fare, è molto probabile che quel minimo di socialità che c'ha, che vorrebbe avere, ce l'abbia alle 14. Quindi che aumenti il numero di contatti interpersonali in zone non protette nelle ore, diciamo così, di permissività. E poi, siccome di sicuro è a casa, di sicuro contagia. Sì. Quindi okay. Poi passo a Giacomo. La mia domanda è questa, Michele. Sulla base di tutto questo, come potremmo fare per evitare questa cosa, mettendo sempre in conto che molti giovani, ad esempio, vivono con genitori anziani? Non li fai uscire del tutto lockdown, oppure? Io ritengo, e lo dico da sempre, siccome è palese, questo virus è estremamente darwiniano, ingiusto, chiamatelo come volete, asimmetrico, dite quello che volete, possiamo usare tutto quello che... le parole che volete, quelle che vi sembrano più appropriate. Occorra focalizzare tutte le nostre risorse, tutti i soldi, tutta l'attenzione, che si sarebbe dovuto fare, e alcuni di noi, molti di noi, l'hanno chiesto da febbraio-marzo, e non da ieri, da febbraio-marzo, sulle persone vulnerabili. Mi ricordo quando la prima volta siamo arrivati a questa conclusione, proprio con Crisanti, Stefano Merigliano e altri, nelle conversazioni di marzo e aprile, e credo sia stato Stefano a introdurre la parola vulnerabili, a me è piaciuta molto, perché? Perché mi permette di non dare un giudizio agli anziani, malati, okay, che scoccia. Okay. Allora, perché l'insieme delle persone vulnerabili è, certo, ha una forte percentuale di anziani, ma non ha solo gli anziani. Sì, magari ci sono dei giovani con patologie che comunque... cosa? Il signor ministro della sanità. Sì. E queste cose avrebbe dovuto apprendere, perché Cristo, se ne sapeva uno come me, e fa sta roba così, gratis amore dei, con un attimo di tempo libero, se la sapevo io, se l'avevo capita io, se l'ho scritta io in marzo, perché il signor ministro della sanità non ha utilizzato i suoi poteri in quel periodo per fare la seguente cosa? Ma come si potrebbero proteggere queste categorie? Hanno una cartella clinica elettronica in qualche altro. No, però se io quelle cartelle elettroniche in aprile le centralizzo, non è che le tolgo, semplicemente mi faccio passare le informazioni, le copio, e costruisco una base dati centrale che mi dà una matrice per età e patologie delle persone. Posso scoprire che in Italia ho, e sapere dove sono, okay, 50.000 persone ad altissimo rischio, perché hanno 5 patologie gravi, eccetera, hanno certe età, bla bla bla. Altre 212.000 un rischio, eccetera. Posso costruirmi delle asse, chiamatele come voi, dei gruppi di rischio, e dirmi: ok, adesso indirizzo le mie risorse sulla protezione di queste persone in ordine decrescente di rischio. Io questo l'ho capito, ma non ho capito nella pratica come si fa a separare un giovane dalla famiglia, sì, magari di anziani. Modi ci sono alberghi chiusi, gli affitti, e come hanno fatto in Cina, come hanno fatto in tanti paesi, in Giappone, Taiwan, ok? Utilizzi gli autobus e i pullman turistici a cui ha ordinato di non lavorare e in teoria gli paghi la cassa integrazione per stare a casa e contagiarsi, e dici: no, adesso io ti pago, ti metti la mascherina, le guanti, monti in autobus e quadruplico, o due raddoppio, mi accontento di raddoppio, le corse e i servizi pubblici di autobus nelle ore di punta. Prendo, formo nel giro di 3 mesi i ragazzi, come si chiamano, quelli che ne studiano, ne lavorano, ne cercano un lavoro. Okay. Lì formo, non ci vuole tanto a formarli per tre mesi, per fare lo shopping, per portare a casa da mangiare, per mettersi la mascherina, andare a portare da mangiare a quelle persone che devono vivere protette. Faccio operazioni di questo tipo. Ma una volta che li hai separati... Poi c'è, che cosa cambia?
Li ho protetti, che la probabilità che si prendano il virus dal figlio, dal nipote, dalla suocera, dalla genero, dalla nuora, che deve andare a lavorare, magari in autobus lo prende, a lei non succede niente perché ha 40 anni ed è sanissima, però a casa quando torna la sera c'è il suocero, gli dà il bacino, o anche non gli dà il bacino, gli serve una basta, estra, basta un errore umano e li infetti tutti. Perché stanno già tutti insieme, no, però nell'albergo, posso, dico, posso, ad esempio. Ragazzi, c'è un virus e quindi occorre ovviamente qualche sforzo. Vai Giacomo. Se voi pensate di poter salvare queste persone senza alcun sforzo, così magicamente, con la bacchetta magica, allora lasciamo stare, no, che non c'è bacchetta. No. Cioè Michele, io ho sempre trovato molto affascinante questa proposta, però, cioè, nel senso, guardando i dati, i numeri su quante persone ci sono in quelle fasce d'età e quante di queste vivono con figli, cioè, esatto, mi viene davvero difficile immaginarlo. Faccio, guarda, tabella Istat, dati del 2016. Persone over 75, probabilmente questa percentuale poi magari... Non mi stai ascoltando, li conosco a memoria quei numeri. Non ti ho detto che bisogna rinchiudere tutti quelle persone oltre i 70, 75, 80. Ti ho detto... e i dati lo suggeriscono, che il 70% di quelle persone non è a rischio, sono a rischio quelli che hanno patologie, santa Madonna, sono un numero molto minore, cioè la vogliamo smettere con questa retorica, ma sono 10 milioni. No, ma chiudere 10 milioni e chiudere 60 è 66 volte di più, o mi sbaglio? No, però il 42%... No, Michele, il 42% degli over 75... hanno tre o più malattie croniche. Quindi, Istat, dati 2016. Da dove stai prendendo questi dati? Perché dati Istat 2000... Guarda, quindi, se la malattia cronica è l'emorroide... No, la malattia cronica è una malattia cronica anche per il COVID. Diabete, obesità sono le stesse che poi vengono considerate malattie croniche per il COVID e sono considerate le malattie per cui poi la gente dice aveva tre patologie o più quando è morto. Quella è la categoria a rischio. E quindi quanti sono? Allora, il 42% degli over 75 è ricade in questa... Stai inventando i numeri. Il 42% no, degli over 75 hanno diabete, problemi oncologici... o più malattie croniche, dati Istat, potrebbero essere le emorroidi, gli orecchi, l'orecchio che non funziona, ce l'hanno quasi tutti, mio padre, tutti gli anziani che conosco, tra un po' anch'io, non ci sentono ed è cronico, ed è una malattia. Ok, problemi di visibilità, artriti, artrosi, davanti, cioè, parecchie, Chiaro, perché non si possono includere tutte le patologie. Posto a ragionare, siccome sono una persona seria, nei ragionamenti. Hanno fatti senza sparare dati a caso. Io chiedo, e finché non ci sono, che mi diano la matrice che incrocia le patologie individuate come rischiose, non le patologie a caso. Le patologie che ovviamente sono problematiche per il discorso COVID, voglio, certo. Voglio quello. E su quelle voglio ragionare. Quindi cercando di fare un riassunto. Allora, quello che dice Michele, in realtà non sono tutti questi milioni, ma è una percentuale all'interno di soggetti a rischio che sono a rischio perché hanno determinate patologie che entrando con in conflitto col COVID, insomma, in combinazione col COVID potrebbero portare problemi. E sono disposto a scommettere che sono probabilmente un paio di milioni di persone, se vogliamo essere molto, perché su questa cosa meglio abbondare che fare l'opposto. Quindi anche se la diabete è debole, anche se l'obesità è solo, io preferisco proteggerlo che non... E quindi so che ci vogliono delle risorse. Ma guardate che con i lockdown generalizzati abbiamo buttato via già 200 miliardi e potremmo buttarne via altri 100-150. Però Michele, se anche tenendo presente questo dato empirico, così, questo dato un po' così, 2 milioni, no? Uno dice 2 milioni soggetti a rischio, quindi vuol dire che se queste famiglie hanno un figlio, due figli o tre figli, cioè sono milioni di persone che dovrebbero essere collocate negli alberghi. Sì, cioè, sono proprio tante risorse e comunque... Ciò non impedirebbe la scelleratezza umana, cioè che nella pratica magari vai in albergo e poi tuo padre lo vai a vedere uguale, questo intendo. Basta uno che non impedisce questi provvedimenti, la scelleratezza umana non la impedisce neanche il lockdown generalizzato alla cinese Hubei, capisci? Beh, la scelleratezza umana è costante e uniforme
a provvedimenti, anzi più duro il provvedimento, più generalizzato il provvedimento, più insopportabile il provvedimento, più è facile che le persone reagiscano male e cerchino di violarlo. Quindi se spero di ottenere un alto grado, mi scusate, mi viene l'inglese, di compliance, di rispetto del provvedimento, cerco di fare un provvedimento ragionevole, convincente, limitato, che le persone non percepiscono come un'enorme oppressione o no. Ci sta, no, questo ragionamento non fa una piega. Vai Giacomo. Cioè, sì, allora, questo ragionamento qui, se fosse, cioè, allora, ci sono troppi problemi, nel senso, cioè, su questa questione degli anziani, immagino che facendo, come dici tu, cercando tra gli anziani, over, mettiamo 60, quanti di questi stanno con più patologie croniche, quanti di questi vivono con dei giovani, interseco tutti questi dati, trovo una percentuale e quella su quella dedico un sacco di informazioni, un sacco di lavoro per isolarla, magari e faccio quello che dice Boldrin, Michele, scusami, sicuramente riesco a ottenere qualche risultato che con un dispendio di energie enorme, perché io, cioè, anche soltanto far vivere, isolare 2 milioni di persone, poi non, secondo me un numero più alto, non so, mi sembra una cosa, uno sforzo titanico. Dopodiché, magari è meglio di un lockdown, forse sì, probabilmente sì. Dopodiché, Michele, tu stai prendendo la matrice, però, delle persone che, di nuovo, hanno una certa età, con certe patologie, e queste sono quelle che tendenzialmente, in media, muoiono di più. Però il nostro problema è un altro, e cioè ci saranno anche dei sessantenni con magari non una patologia o con una sola patologia che hanno il Covid, iniziano a star male, hanno febbre alta, inizia un po' a scendergli la saturazione. Queste saranno sicuramente persone che non finiranno in terapia intensiva, ma che hanno bisogno di andare in ospedale a curarsi, a prendere l'ossigeno, a farsi un attacco al torace. Se quelle anche persone questo sono, è un dato importante in effetti, se quella quelle persone sono comunque non nella tua matrice ma intasano comunque gli ospedali. Giusto. Ti trovi comunque nella situazione attuale, Michele. Tesoro, cioè, sei veramente contraddittorio, scusami Giacomo, adesso il tuo ragionamento è completamente erroneo, allora anzitutto non si confronta mai una proposta concreta con una situazione ideale. Quindi quando confronti quello che io suggerisco di fare con un'alternativa, devi dirmi cos'è l'alternativa che tu proponi. L'alternativa che sembri proporre è il lockdown generalizzato. L'alternativa che sembro proporre è un metodo alla tedesca, all'italiana, non lo so, per cui... Non lo so male in questa partita, perché non possiamo confrontare una cosa precisa con una cosa vaga. Okay, perché allora, la cosa vaga è un bersaglio mobile. Una cosa svedese sono due, tre cose molto diverse. No, svedese. Il modello non è possibile confrontare una proposta precisa con una cosa vaga, punto numero uno. Punto numero due, che è fondamentale. Qualsiasi proposta alternativa alla mia richiede l'isolamento, la rinchiusione di un numero maggiore di persone, quindi è per definizione più costosa. Vai già, per definizione non se il tempo è meno prolungato, cioè è diverso. È assolutamente uguale, ma non è perché il tempo, certo, perché il tempo di decorso è assolutamente uguale, perché come fai a deciderlo? In entrambi i casi usi come criterio quello che tu hai proposto, e cioè che l'andamento della curva che tu hai chiamato logistica sia completamente logistica, cioè che salga nella sua parte esponenziale e poi entri nella parte concava. Quando entra nella parte concava dici ok, ce l'ho messo sotto controllo, il problema della diffusione l'ho limitato, adesso vediamo di rilassare alcune di queste misure perché il rischio della diffusione del contagio è più basso, quindi il tempo è identico. Ok? Michele, allora quello che vedo in Europa in questo momento, voglio venire all'ultimo punto che era quello più illogico. No, però lasciami allora contrapporre qualcosa, cioè quello che contrappongo io è quello che sta facendo la Germania è andare in tecnicamente
lockdown light, chiamiamolo quello che è, provare a, immagino, ridurre i contagi ulteriormente, fino a riportarli a una soglia che è quella che ti permette col tracciamento di, purtroppo, per ora non si riesce, tenere sotto controllo i contagi, non si riesce, ma fare in modo che i contagi aumentino lentamente, lentamente, lentamente. Questo mi sembra un ottimo compromesso, perché ti evita di non saturare gli ospedali, ti evita non avere tutta una serie di decessi e... No. Perché no? Ovviamente no. Vedi, perché tu hai trasformato un atto e dici la Germania è lockdown light, se vuoi andiamo a vedere cosa fanno i tedeschi, d'accordo? Cosa fanno i tedeschi. Poi lo facciamo, se poi usiamo il metodo tedesco che avremmo potuto adottare a gennaio e qualcuno di noi, fra cui il sottoscritto, il 30 gennaio con Ilaria Capua l'ha chiesto, l'ho chiesto anche altre volte con altri. Quindi, se vuoi, andiamo a vedere i provvedimenti presi in Germania e li confrontiamo, quelli complessivi a partire da gennaio, con quelli presi da questo governo. Perché è inutile dire, tirar fuori dal cappello come il prestigiatore, che adesso facciamo come la Germania. E noi non abbiamo, cosa sono, 25.000 a terapie intensive più 12.000 di riserva pronte a essere attivate in pochissimo tempo. Però Michele, intendo quello che fa la Germania adesso, quello che fa la Germania adesso è avere delle restrizioni maggiori delle nostre, malgrado abbia più terapie intensive delle nostre. Sta attento, tu hai veramente un'abilità unica. Io capisco che possa funzionare in certi casi, non puoi fare politiche a pezzi e bocconi. Vuoi fare la Germania? Facciamo la Germania. Io ti immagino. A nozze vado, allora facciamo la Germania. Sì, ma... Allora facciamo la Germania. E occhio e croce, certo, non che io posso però confrontare due sistemi simili, nel senso che a livello di contagi, adesso e da luglio, se vuoi, noi la Germania siamo abbastanza simili. Al massimo loro sono un po' più indietro di noi, nel senso che loro avrebbero i nostri numeri aspettando 2 settimane, ok? Ma le curve sono grosso modo le stesse. Dopodiché, okay, poi... loro sono andati in lockdown prima, ok? Mm-hmm. Perché sono in mini lockdown prima. Quello che stanno facendo è ridurre la loro vita. La Germania adesso. Come? Non ci sono i morti tedeschi. Ma quello che conta... Sì, noi a marzo abbiamo avuto... No, a marzo abbiamo avuto un fenomeno. Il fenomeno attuale è un andamento di contagi che è simile. Da luglio in poi. Su questo non mi sembra, cioè, allora, cioè, loro in questo momento sono molto simili a noi, anzi, sono messi meglio e volendo loro potrebbero lasciare andare le cose molto più di noi, perché il loro sistema sanitario ha tutta una serie di implementazioni, soprattutto il numero di terapie intensive, che è maggiore delle nostre, 4 volte le nostre rispetto alla popolazione. Malgrado questo, loro da lunedì avranno delle restrizioni che saranno maggiori delle nostre. Io, per ammissione di Angela Merkel, per ridurre la crescita dei contagi, se non invertire la curva, a me sembra una cosa molto lungimirante. Allora guardiamo le cose che contano. Cosa fanno nelle scuole tedesche? Allora loro chiudono bar e ristoranti sempre a parte la scuola. Ho fatto una domanda: cosa fanno le scuole tedesche? E bisogna andare alla sostanza delle questioni. Allora, le scuole tedesche non so se rimangono aperte soltanto le elementari e l'asilo, o anche le superiori. Schools and kindergartens will remain open. Open, però superiori no. High schools school. And kindergartens will remain schools. Schools. Ok, bene. Non dice. Sì. Bene, quello ok. E dopo a me quello che passa avanti, capisci? Perché a me di questi provvedimenti non interessa più di tanto il bar. Interessa il fatto che un'intera generazione da febbraio scorso sta diventando descolarizzata. Ma su questo posso partire da a me interessano le conseguenze sociali pesanti. Allora, quelle le questioni dei bar e dei eccetera, ho spiegato perché mi preoccupa, perché crea fortissimi incentivi ad avere contatti diurni e poi, rimanendo chiusi a casa la sera invece di uscire, si aumenta la probabilità del contagio sugli anziani. Punto. C'è il problema dei baristi, dei ristoratori, sì, ma ritengo che quello vada affrontato sul piano economico. Per quanto riguarda il contagio, a me quello che dà fastidio, che preoccupa di questa scelta di tenere le persone fuori casa, rinchiuse a casa la sera, okay, è proprio questo.
E questo, sia chiaro, tra l'altro, è un fenomeno che è pericoloso molto in Italia, molto in Spagna, molto in Portogallo, molto meno in Germania, Svezia, Danimarca, eccetera, dove la coabitazione tra diversi gruppi demografici di età è molto più bassa. In Germania, se tu mi chiudi il ristorante la sera e io devo mangiare a casa, la probabilità che lo faccia col nonno è infinitamente più bassa che in Italia, perché il nonno vive da solo da un'altra parte. Okay? Quindi le cose vanno pensate avendo presente il complesso della situazione, non si fanno queste cose che io ho copiato da quelli e quindi adesso mi invento. Okay? Quindi dal punto di vista sociale il dramma più grave di questa cosa è da un lato questa penalizzazione folle dei giovani, dall'altra è il fatto della descolarizzazione. E ripeto, la risposta che tutti danno è una risposta falsa, perché siamo pieni di drammi e sono documentati. Il ridire, ma si fa la scuola a distanza con Zoom, con la videocamera, sappiamo benissimo che in tutti gli strati più deboli questo non avviene. Sono d'accordo, che questo è un problema enorme che abbiamo rilevato più volte, anche perché in questi anni, giovani e non abbienti, i quali non ricevono istruzione, e non solo, visto che siamo in Italia, abbiamo visto cosa è successo in alcuni posti, i riots. Io mi gioco i pochi capelli che mi rimangono. E purtroppo questa cosa incentiva l'interazione sociale a gruppi per andare a giocare, per andare in giro, per stare sulle scale, per stare nell'atrio, per stare nel giardino comune della casa, per stare nel patio, fra ragazzi che se lo passano e poi tornano su a portarlo ai nonni. Però Michele, ok, allora, a parte che il discorso delle scuole sono, cioè, nel senso, sono d'accordissimo con te. Se noti, tutti i paesi europei in questo momento stanno facendo la stessa scelta, cioè... No, è vero! Francia ha annunciato lockdown con le scuole aperte. Sono tre paesi disperati che stanno facendo la stessa scelta. E ti invito, perché allora, se vogliamo continuare questi confronti internazionali vanno fatti bene, ti invito a guardare i dati della terribile Svezia, quella che ha fatto ciò che tutti quelli che la vedono come te hanno dichiarato essere un crimine. Hai guardato la mortalità svedese? Sì, però, ok... No, non è che non mi piace, però... Cioè... 00010112000. Cioè, come dici tu, noi abbiamo il 60% di anziani che o vivono con i figli, o vivono nello stesso caseggiato, è un po'... non lo confronterei. Dopodiché... Esattamente. Io infatti sto disegnando una politica che richiede degli sforzi. Io non sto dicendo che tutto questo si supera, perché è quello il giochetto. Si continua a ripetere lockdown parziale, lockdown totale, tutti lockdown, i giovani a casa, ok? E si fa finta, uno, che non costi niente in termini economici, due, che non costi niente in termini sociali, psicologici e di disuguaglianza, ok? E si fa finta che ottenga degli effetti. Non è vero, ti ho appena dimostrato che non li ottiene. Allora, non è dimostrato, hai ipotizzato i motivi per cui potrebbe non funzionare, cioè che è diverso dimostrare. Ma io voglio capire una cosa, ragazzi, scusate. L'obiettivo in questo momento di molti stati, ma anche dell'Italia, con questi lockdown o semi-lockdown alternati a periodi come è stato in quest'estate, qual è? L'attesa del vaccino? Non l'ho capito. Cioè, questo è il punto, secondo me. No. Cioè, perché effettivamente uno dice, vabbè, riandiamo in lockdown, come diceva anche Giacomo, sì, riabbassiamo i contagi, tutto a posto, meno morti, meno terapia intensiva, quello che vuoi. Però... cioè, o prolunghi il lockdown e distruggi il paese dal punto di vista economico, le conseguenze sono anche altre, psicologiche, come abbiamo detto, ma secondo me anche banalmente il fatto che si levi l'attività fisica di ogni tipo alle persone avrà altri problemi, non solo psicologici ma anche fisici, per dire. Però qual è l'obiettivo? Cioè, attendere il vaccino? E anche lì comunque ci vorranno anni, e al di là di quello, il vaccino non è che è il sacro graal, che tutti lo potremo prendere subito e sparirà il corona. Quindi quello che è importante, secondo me, è capire anche qual è l'obiettivo, cioè al di là del lockdown, semi-lockdown, soluzione ibrida, che cazzo stiamo facendo? Allora, l'obiettivo in questo momento, che ha dichiarato ma palese da tutti i paesi europei, mm-hmm, che stanno facendo questa cosa, che sì, sono Belgio, Francia, Germania, Irlanda, ok, è fare in modo che il proprio sistema sanitario non collassi. Il problema però è che, ad esempio, in questi mesi il sistema sanitario è stato poco rinforzato. Per questo ti dico che non capisco perché cerchiamo di prendere tempo sul nulla.
ti do ragione, verissimo, è stato sicuramente poco rinforzato, è stato sicuramente non fatto abbastanza, è stato benissimo, ma allora perché la Germania, anche lei adotta questa strategia che ha un sistema sanitario sicuramente perché hanno un sistema sanitario migliore, perché evidentemente stanno facendo le cose. A differenza no, nostra. Perché anche loro adesso andranno in lockdown light. E il motivo è che per quanto tu possa avere un sistema sanitario buono, funzionante, che funziona, esiste un valore soglia che con questa crescita esponenziale si raggiunge nel giro di qualche mese, per cui a un certo punto non ce la fai più. Sì, è chiaro. E okay. se non che tu sia il migliore del mondo, che tu sia la Germania, che tu sia... Sì, sì. A un certo punto arrivi a questa soglia. Quindi diciamo che l'obiettivo è tenere sotto controllo questa soglia, giusto? Io l'obiettivo, secondo me, poi io non sono nessuno, è arrivare a tenere bassa, abbassare il più possibile la soglia di contagi, ovviamente avendo minori danni economici possibili, ok? E a quel punto, quando hai un numero che è sotto un valore, che è gestibile dal contact tracing, dalla fare in modo che il numero di contagi cresca il meno possibile nel tempo. Okay. Come è successo a settembre in Italia e in Germania. Se voi guardate la crescita dei contagi in Germania e in Italia a settembre, è stata molto più lenta di agosto e molto più lenta di ottobre. Perché? Perché condizioni meteo, boh, non c'era Ferragosto, può essere... Può anche essere che magari c'era un contact tracing più forte e quello ha sicuramente... è la stagionalità di tutti i virus che hanno caratteristiche influenzali. Adesso, però... io veramente non vi capisco, perché voglio dire, adesso gli economisti saranno anche scemi, però due regressioni le sanno fare. Ci sono stati svariati colleghi che in febbraio, guardando i dati cinesi, si vedeva ovvio, di temperatura, eccetera, sono elementi legati alla stagionalità, che sono sia di esposizione al sole, al eccetera, sole eccetera, anche, ma sia soprattutto comportamentali. Le influenze tornano d'inverno perché si sta al chiuso, ce lo si passa. Le influenze arrivano e non arrivano nei mesi caldi perché non ce le si passa. Anche si per sta il sistema immunitario più debole. Sì, però guarda, chi ci ha guardato, su questo è una delle poche cose su cui con Roberto Burioni andiamo perfettamente d'accordo. L'elemento, perché per chi sa la statistica, l'elemento principale è lo stare fuori verso lo stare dentro. Okay. Poi certo, ci sono elementi sul sistema immunitario, esposizione, fa più freddo, sei più debole, ci sono tutti questi aspetti qua e ci sono forse anche questi effetti della temperatura, dell'umidità sulla durata in vita del virus stesso. Sì. Un gruppo di elementi comunque concorrono tutti nella stessa direzione. Sì. Concorrono tutti nella stessa direzione. Quindi questa cosa di perché, cioè, guardate che molto probabilmente qui ormai più di qualche tecnico lo sta riconoscendo, la caduta che si è vista nei tassi di contagio italiani a fine aprile inizio maggio era dovuta tanto al cambio stagionale quanto al lockdown. E quindi quello che poi è successo in quei mesi seguenti fino a settembre era dovuto a questi fattori fondamentalmente comportamentali. Quando abbiamo ricominciato a stare al chiuso, adesso lo stanno dicendo, botta di freddo, ottobre, boom! Ok? Ti aumenta lo stare al chiuso. Cioè, e quindi anche la Germania, per continuare a rispondere a Giacomo, ripeto, la Germania sta facendo un'operazione molto più saggia della nostra. Il giorno in cui io vedo che qui in Italia si crea una maggioranza che fa pressione sul governo perché facciano funzionare le scuole, allora va benissimo che facciamo la chiusura dei ristoranti. Però c'è da dire anche che sul discorso c'è da dire una cosa importante, però sul discorso stagionale poi andiamo in chiusura, c'è da dire che invece in alcune nazioni non è stato così. No, però allora che ci sia una stagionalità del virus ormai, cioè anche in proprio in queste settimane stanno uscendo tutta una serie di articoli anche sulle principali riviste scientifiche, che è uscito due bellissimi articoli su Cell e su PNAS, poi ripresi da tutti gli altri, in cui praticamente, cioè, non dico che sia acclarato perché il dibattito scientifico è forte, però è anche io sono pronto a riconoscere che ovviamente ottobre il picco dei contagi che c'è stato da ottobre in poi sia in qualche modo legato a un fattore stagionale. Dopodiché
però se voi guardate, noi anche a agosto abbiamo avuto tutto un fenomeno di crescita di contagi. Ma è quello che stavo dicendo, infatti, che siamo d'accordo, però pure altri stati, tipo il Brasile, tipo una parte del Sud America, ma ha avuto in realtà dei picchi più alti d'estate e non ci sono queste, ovviamente. Non è vero, ma non è vero. Ma guarda che nel sud Brasile non fa così caldo quando qua è estate. Io a Rio de Janeiro, per non parlare di Sao Paulo, ci sono stato in agosto, piove de plumbe. Non stai, le Copacabana, però le Blonde sono vuote in luglio e agosto, vuote. Sì. E qualche raro giorno che qualche coraggioso ci va. Okay. Ragazzi, cioè, il Perù non è un posto caldo in luglio e agosto, in Perù c'è stato un'ecatombe. Il movimento australe boreale è stato palese nei dati, appena è cambiata la stagione, nel reverse dei due emisferi, e il virus ha cominciato a esplodere nell'altro emisfero. Certo, ma infatti su questo concordiamo. Dopodiché però, Michele, guarda qui, agosto comunque noi abbiamo avuto un aumento notevole dei contagi, è logaritmico, quindi è bello, grosso. E detto questo, ci sono motivi sociali, secondo me, perché noi italiani abbiamo un rapporto strano con agosto. Vabbè, c'è stata le vacanze, la gente che... Abbiamo avuto dei contagi in agosto? Le ultime due settimane di agosto abbiamo avuto un raddoppiamento dei contagi. Vabbè, che quello secondo me perché la gente che è stata chiusa in casa a quel punto... Guarda, c'hai veramente una passione per le percentuali. Allora, il flusso di contagi va anche mirato in valori assoluti. È viaggiato a 200, 250, 300, 370, 300, tutto luglio. È viaggiato in agosto a 238, 190, 400, 300, 259, eccetera, eccetera. Ed è arrivato alla fine di agosto a un migliaio. Okay? Quindi è vero che è quadruplo, però sai, il rapporto fra 1 e 0, sai quant'è? No, però Michele, la vedi la curva? Quindi il giorno che passo da 0 a 1... avuto l'esplosione. Guarda la curva, Michele. La curva ce l'ho qua davanti. Comunque, qui se guardi a settembre, malgrado tutto, qualcosa di bello rispetto ad agosto è successo in Germania e in Italia. Ora, che sia il contatto... Vedi delle cose tutte tue, ma comunque non importa. Benissimo. No, dico che l'obiettivo è provare a tenere... Non capisco bene perché purtroppo è microscopico, ma viene dopo il 26 settembre. Dopo il 20... Sì, da qui in poi a un certo punto... Sì, c'è un cambio nell'esponenziale. Esatto. Sì, prima ci sono oscillazioni, con un pochino su, un pochino giù, un pochino su, un pochino giù. Poi c'è chiaramente un cambio. E se proprio vogliamo cercare di interpolare un esponenziale, io dubito, ecco, prova a fare il seguente esercizio, prova a trovare un gamma tale che è ex gamma T via quella curva a partire da qual è il primo giorno che inizia a crescere qua. Il primo giorno a sinistra qui . Che inizia a crescere, dici? Sarà luglio, sarà il 15 luglio, il 4 luglio. Non è capito. Se quella curva dovesse essere una esponenziale con un gamma costante, questa dice quella che volete mostrare. Questa dovrebbe esserci un gamma. Sì. Scusate, sempre lo stesso numero. Se tu scrivi ex gamma t, ok, e setti gamma quando t uguale a zero, in modo tale che il punto di partenza sia il numero dei contagi il primo giorno. Poi quella curva deve interpolarti tutto ed è palese che non è così. C'è un gamma bassissimo fino a un certo punto, poi c'è un cambio di gamma che corrisponderebbe a un cambio di quello che viene chiamato R0, no? Nell'epidemiologia, che fa spartire la curva attorno alla seconda metà di settembre. Perché quella curva per due mesi è piatta, fino a circa... Non lo so, io non vedo bene qua, quindi sto tirando a naso guardando i tuoi movimenti, ma insomma sarà il 20 settembre più o meno. Anche del sì. Vabbè, sì, ma sì, comunque sì. Questo è un po' un'esibizione da parte nostra di matematica. Il punto, da qui questa conversazione è partita, è: le misure che sono state prese servono? La risposta è no. Le misure che si potrebbero prendere sono davvero così impossibili?
c'è l'approccio tedesco, okay? E tra l'altro ha molto tracing, e il tracing è molto mirato appunto sui vulnerabili, e decide di pagare un prezzo alto su ristoranti e teatri per fare un grande favore alle scuole, ai ragazzi, alle università e ai luoghi di lavoro. Okay. Se in Italia mi proponessero quella scelta, direi ok, ci ragiono. Mi devono proporre quella scelta. Proporre gli stessi investimenti tedeschi in qualità, e allora ci sto. Se mi propongono questa cosa, io dico, viste le specificità italiane, viste le specificità demografiche delle famiglie italiane, io preferisco puntare sulla strada che sto suggerendo, che non è perfetta, ed è soprattutto una strada che assume che non ci sarà un vaccino e che quindi con questa roba bisognerà convivere tutto quest'anno, e può anche essere che si debba convivere per una parte dell'autunno prossimo. Ok, allora direi che possiamo chiudere. Giacomo, se vuoi anche tu fare una considerazione finale, io sono abbastanza soddisfatto, devo dire. A me piacerebbe tantissimo che l'idea anziani potesse, cioè, sia implementabile. Temo che non lo sia, e quindi credo che la soluzione sia quello che è uno degli scenari che potrebbe auspicare anche Michele, che è un modello di vuoi semi-lockdown, quello che vuoi, in cui però effettivamente le scuole vanno avanti, perché quello è importantissimo, in tutte le democrazie è importantissima la parte scolastica. E faccio notare una cosa, tutte le altre democrazie liberali europee che in questo momento stanno andando verso una forma di lockdown, le scuole le tengono aperte, che sia l'Irlanda, che sia il Belgio, che sia la Francia, che sia la Germania, la scuola tengono aperta. Quindi anch'io auspico questo. Sarebbe triste se noi andassimo in una forma di semi-lockdown o in lockdown con le scuole chiuse. Anche perché... una cosa, votate in chat innanzitutto chi vi ha convinto di più. Così, a livello goliardico. E, no, il fatto secondo me delle scuole è problematico anche perché non abbiamo un'alfabetizzazione per quanto riguarda le lezioni in differita. Cioè, soprattutto i professori sono impreparati. Ed è una cosa che abbiamo scoperto, cioè grandissima parte dei docenti hanno scoperto durante il Covid, ovviamente non sono in grado di gestire delle classi a distanza, e già è difficile controllare i ragazzi, specie quelli più piccoli, in classe fisicamente, figuriamoci a distanza. Quindi anche questa soluzione ibrida o la soluzione studio a casa, secondo me in Italia è un disastro. Porca miseria, questo è il sondaggio, è il primo sondaggio che vedo del Cerbero così combattuto. 50-50, incredibile. 444 voti per Giacomo e 442 per Michele, per due voti. Parità, quindi. Praticamente una parità. Vabbè. Che ne pensate di questo risultato? Ma io ne penso che, Michele, io sono di Bassano, se una volta passi ti offro uno spritz. Ma che è una minaccia. Perché poi mi tocca passare prima da Giacomo, ma questo è un tuo piano per uccidere Boldrin? No, invece Michele, se voglio una volta chiacchieriamo in privato di altre cose, o anche ci becchiamo. Molto piacere. Io spero francamente che si capisca quello che stanno facendo. No, secondo me, guarda. Sai cosa? Adesso, a posteriori, posso dire una cosa che io tengo... Cioè, io non voglio sembrare filo governativo in questo momento, perché, cioè, l'ho detto più volte, cioè, io credo che soprattutto a livello comunicativo e di spiegazioni di perché si fanno le cose, e la gestione è stata rovinosa. Cioè, ripeto, in confronto in Germania, in cui la Merkel ha spiegato passo per passo perché si facevano le cose, perché si chiudeva un posto piuttosto che un altro... Sì, ma questo abbiamo detto all'inizio, c'è una comunicazione pessima. Sì, però visto che non l'ho detto e sembrava in contrapposizione con Michele che lo diceva, no, cioè anche io ritengo che tutta una serie di questioni, soprattutto comunicative, sono state gestite malissimo. Sì, dopo sono d'accordo, secondo me in Italia abbiamo sempre questa tendenza di trovare sia il Messia, okay, quindi affidarci totalmente ad un Conte, ad un De Luca, e poi queste figure si sentono in primis Messia. Quindi anche questo atteggiamento paternalistico, questo atteggiamento da despota è molto pericoloso, e abbiamo visto che cosa è successo però a Napoli. C'è chi invece, in una maniera alquanto, a mio avviso, perversa, sì, gode nell'avere un tale
una tale figura, è vero, a, è vero, al potere. Ma questa è una spiegazione che è molto semplice, secondo me è esattamente cristologica, proprio perché noi abbiamo questa narrazione qui, cioè siamo in attesa di qualcuno che ci risolva i problemi. Greve. Vabbè, è... il politico in generale è quello che promette di farlo, sì, in generale. Ma se tu guardi anche la storia dell'Italia, Montanelli diceva che l'Italia è un paese che ama essere, cioè di persone che amano essere dominate. Sì. Per delegare la propria responsabilità. Un BDSM. E io sono abbastanza d'accordo. Collettivo. Perché no, cioè, questa... cioè, di fatto è così, però lascia che te lo dica, cioè, la discussione di stasera, in un canale dove vi piace far battute, insomma, non è che vi date sti toni accademici voi, no? No, non fate finta di essere piazza, giustamente, ma a me siete simpatici anche per questo. Cioè, non fate i professoroni, non fate finta di essere i grandi giornalisti investigativi, non avete la pelle rifatta, non siete fatti di plastica, eccetera, eccetera. E però questo livello di discussione, no, la serietà che ci ha messo Giacomo, e spero di averci messo anch'io, il fatto che si riesca a discutere, delle volte io gli ho parlato sulla voce, delle volte ce l'ho interrotto me, ma voglio dire, il livello di questa discussione, quando la confronti alle cialtronate che la televisione di massa dà, che purtroppo vengono viste da milioni di persone, è questo che ti mostra dove c'è il problema. Io non sono dell'opinione che geneticamente gli italiani siano quella cosa che dicevi tu. Io credo che purtroppo, avendo un'elite, avendo una classe mediatica di informazione di un certo tipo, poi ci sia un fenomeno. Sì, no, vabbè, ovviamente non è un problema genetico, è un problema culturale e di posti di governo. Quindi credo che quello che si fa qui fra le persone più giovani su YouTube sia esemplare. E non perché c'era Giacomo o c'ero io. Perché c'è una maniera di sedersi e ragionare, voi siete, cioè di fare il dibattito, lui aveva i suoi dati, io gli portavo i miei, insomma, e non a dir cazzate al volo. Certo, noi piano piano stiamo, cioè noi anche Giacomo e chiunque, chi non si ferma diventerà sempre più influente, arriveremo a un punto, non so tra quanti anni, che un pochino di influenza in più. Ma più già vicina. La TV, molti programmi televisivi. E la TV la sta perdendo. Noi abbiamo, voi ne avete di più, il nostro canale è un po' più, come dire, serioso, ne ha di meno, è anche nato dopo. Un po' ce n'è, giovani generazioni, a me pare che ce ne sia molto. Sì. Sarebbe bello che i giovani prendessero l'orgoglio di spiegare ai loro genitori, ai loro amici più anziani e anche ai loro nonni, guarda che delle volte se attacchi il computer alla televisione, su YouTube puoi trovare gente che ragiona. No, infatti ti ringrazio molto, perché questo è un grande complimento. E, beh, allora io direi che siamo tutti molto soddisfatti, grazie mille a Giacomo, preciso sempre con i suoi dati. Grazie mille. Sì, ragazzi, non vorrei neanche essere troppo una macchietta con sta cosa dei dati, però no, ma è giusto, stiamo parlando di cose di scienza, cioè ci mancherebbe altro. Grazie anche a Michele, ovviamente. È sempre un piacere averti qui. Allora, ragazzi, noi ci vediamo alle 15. Un abbraccio, buona serata ai nostri ospiti. Buonanotte a tutti. Ciao, grazie, belli. Ciao. Io sono molto soddisfatto di questa live, perché non ho dovuto fare un cazzo. Quindi, top live per quanto mi riguarda. No, però, mo, cazzata a parte. L'ho fatto la regia, scherzo. No, cazzata a parte, cioè. Io sono contento quando riusciamo a creare contenuti di questo tipo, cioè alla fine diamo spazio, no? Come diceva pure Michele, a contenuti che dai, servono. Cioè, ma chi li porta? Ma chi li porta? Oddio. Ho premuto per sbaglio. Involontariamente. Babbo Natale forse. No, vabbè, senza farci pompini a vicenda, ma però. Ci facciamo sempre. Sì, appunto, senza esagerare, perché sennò poi ci dicono che siamo dei saccenti di merda, che ce la tiriamo e che YouTube è meglio di noi. Però. Quando facciamo queste cose sono abbastanza contento, perché, come diceva pure Michele, vedo un minimo, no, di speranza. Cioè, noi siamo tre cazzoni alla fine, e però ci siamo messi insieme con un bel pubblico che comunque è disposto a sentire anche cose un po' più interessanti tra il cazzeggio costante. Alla fine, poi, 4.000 e passa persone su temi di questo tipo, molti hanno scritto: devo veramente amarvi per tornare a scuola dopo le lezioni di oggi, per dire, ma no? Comunque, è bello. A parte questo, anche ora il ricaricamento su YouTube genererà una discussione, certo, che sarà molto più seguibile rispetto alla chat, sì, sicuramente. Sì, sì. Comunque volevo dire una cosa, la vera colonna portante di questa live non sono io, non sei tu, non è il SEO, ma... È Babbo. Cioè lui stava lì zitto per tutta la live, sì. E devo dire che... Ci vediamo domani alle 21. Domani, sì, domani alle ore domani 21. Top live alle 21, ragazzi. Top live di 15 minuti.
più o meno. Vabbè. Sarà comunque top. Sarà un'energia stratosferica per 5 minuti. Tipo, e poi... Urliamo, oh, Luendi! Tipo così, un quarto d'ora di faccette. Mo vediamo di trovare un ospite per domani sera, va, onestamente. Vediamo. Ah sì, ma ce la gestiamo. Vediamo di trovare qualcosa da fare, perché ci sono i link. Però per i live di 2 ore abbiamo constatato che... Sì. Allora, sarebbe meglio fare un'ora con un ospite, sì, o qualcosa, allora, di più. Facciamo un discorso serio velocissimo. Io oggi e ieri ho un po' spizzicato tra i vari commenti di YouTube, ok? A qualcuno l'ho anche fare del male. C'è ragione, qualcuno mi ha fatto anche del male, c'è gente che continua ad insultare tipo la mia ragazza, cose a casa che non c'entrano nulla, ma va bene così. Altri che ci hanno distrutto su YouTube, tipo Marra è una persona simpaticissima quando parla di cinema, quando parla di tutto il resto lo odio, una roba del genere. Dutubi è il solito egocentrico di merda, YouTube mi mangia in testa, YouTube pisce in bocca, tutte queste stronzate, no? Però nel marasma di merda ci sono stati in realtà molti commenti costruttivi, quindi lo voglio dire anche a chi ci guarda su YouTube, continuate a farli perché li leggo. E ad esempio ci hanno detto: queste live di 2 ore sono migliori se strutturate come la prima, cioè un'ora magari un ospite e un'ora di link. Domani sera, sì, oppure magari sai, tipo che ne so, un link più un gioco, cioè secondo me dobbiamo alternare un po'. Gioco. Sì, ma anche per dire simile quello dei venditori, cioè qualcosa magari che differenzi un po', perché effettivamente 2 ore di link è un po' pesante. Oppure, anche come abbiamo fatto oggi, secondo me, tipo un'ora di chiacchierata, discussione, aneddoti, un'ora di link più commenti, cioè, nel senso, mo, piano piano stiamo prendendo anche le misure. Il proprio podcast. Comunque ci stavamo annichilendo ultimamente. Mi sono reso conto di una cosa, riguardandomi un po' le live, che si vede proprio che a me manca più la discussione. Cioè io mi scoccio a vedere link dopo link, preferisco soffermarmi su una cosa e spolparla. Tipo ma secondo me oggi inconsapevolmente, in parte consapevolmente, l'abbiamo fatto tutti e 3. Cioè, questa esigenza è venuta fuori. Però dopo 3-4 live così con i link, cioè, hai visto, tutti abbiamo cominciato a parlare in maniera... Però ho spronato io, se no stavo mandando un altro link. Ma... è successo oggi, anche i giorni passati. Generale, vabbè, io pure ho aperto molti... Nella live lunga. Vabbè. Sì, sì, vabbè, no, ma non è per fare, più no, che altro... No, ma non volevo vantarmi, sto solo a rende conto, parlando. Sì, allora, io chiuderei con un'inquadratura su Simone, se vuoi spiegare in chiusura il discorso della matita. Non è di Babbo Natale? No, della matita, da battuta. Allora, capite, no? Freud diceva che pensiamo al sesso sempre, durante le giornate, no? Cioè proprio il 90% delle nostre... Che succede? Parli di sesso, entra Flame. Ti ha fatto la sauna... la sauna di bellezza. Vabbè. Mi sono dovuto andare a dare una sciacquata, che è stata una live molto impegnativa. E nulla, mi è cavalcato, è una delle poche volte dove sentivo veramente l'esigenza di guardarmi allo specchio con gli occhi lucidi. Porco Dio che live. Non ci riusciamo a fare una live senza turpiloquio. Vai Simo, chiudi il tuo discorso. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, papà. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non
me.